Allora, incominciamo una alla volta. Metti fuori la capoccia. Preso, perfetto. Poi l'altro. Metti fuori la capoccia. No, non t'ho preso. Ok, preso. L'altro. Ce n'era un altro. Ho visto tre puntini io. Dove è finito il terzo? Bella a tutti compagni, qui il vostro Kenzo che vi parla, bentornati con un nuovo episodio di Sniperando Allegramente. Oggi ragazzi ci troviamo su Battlefield 1 e... Dai, ma non ti puoi spostare esattamente quando ti sparo. Dicevo, oggi ci troviamo su Battlefield 1 nella mappa breccia del DLC dei Shall Not Pass, che vi ricordo che è da poco diventato gratuito per tutti gli utenti di Battlefield 1, per provare il nuovo cecchino che hanno introdotto nel Weapons Crate di maggio, ovvero l'Enfield 1917 silenziatore. Ragazzi, io però vorrei vedere anche una persona da uccidere. Non... cioè... ragazzi, lì ci sta un carro armato. E non c'è nessuno lì su Ado. E cavolo, sono tutti i nemici? Quanti siamo, scusate? 30 contro 32. Dove cavolo sono i 30 nemici? Si può sapere, scusatemi. Eccolo lì, un cecchino maledetto. Oh, mamma mia, preso al volo, incredibile. Aspetta, un altro. No, dai, ma non girare proprio in quella posizione. Mamma mia, ragazzi, al volo un altro. Giustamente a me devi uccidermi. Siamo in 800 qua e a me devi venire a cagare le balle. No, stai fermo. Me ne vado verso B perché qua davvero sta diventando un po' cruciale la situazione. Ci stanno due carri armati su A che non so perché appena tiro fuori la testa devono sparare su di me. Preso, perfetto. Vedete ragazzi, questo Enfield 1917 io lo sto adorando alla follia per due motivi particolari. Numero uno, con questa variante hanno introdotto un'ottica che l'Enfield aveva davvero troppo bisogno, perché questo cecchino ha uno sweet spot davvero molto alto. Difatti si parla di 100-150 metri, che per chi non lo sapesse, lo sweet spot sarebbe la distanza in cui tu riesci a one shotare una persona anche colpendola al petto. E il modello che era uscito insieme al DLC di Apocalypse era una variante senza ottica, il che lo rendeva abbastanza svantaggiato come cecchino, perché potevi one shotare a una certa distanza, ma tu a quella distanza già praticamente non vedi più i nemici. Dunque non era tanto comodo da utilizzarlo, diciamola così. In questo cavolo di mappa... Mamma mia, ragazzi, quanto è forte questo Enfield. Stavo dicendo che appunto in questa mappa, o perlomeno in questa partita, non vedo nessuno. Cioè, praticamente i nemici esistono o no in questa mappa? Non l'ho capita. Oh, finalmente vedo un cecchino, due, oh mio Dio. Delle persone a cui sparare, finalmente, aspetta, sono contento. Allora, incominciamo una alla volta. Metti fuori la capoccia. Preso, perfetto. Poi l'altro. Metti fuori la capoccia. No, non t'ho preso. Ok, preso. L'altro. Ce n'era un altro. Ho visto tre puntini io. Dove è finito il terzo? Bimot nemico. Di già? Oh, ma questo? Ragazzi? Pronto? Ah, quell'aereo mi sa che è arrivato, credo. Spero. Perché sennò mi sto iniziando a preoccupare. È arrivato un behemoth nemico. È arrivato un behemoth nemico. Mi fa ridere a me come lo dice la voce italiana. Un behemoth nemico. No, orca miseria, ho finito i colpi. Quel carmato sta ancora lì camperato, ma sei serio? Occhio. Preso. Ok, assist. Oh, dove pensavi di andare, zio? Ah, gente, presa. No, dai, la soppressione. Perché devi sparare a me? Siamo qui in 1, 2, 3, 4, 5. Veramente devo essere io il tuo primo bersaglio. Dietro, 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 maledetti da dietro. Oh, oh. Sta arrivando parecchia gente. Ok, preso. Preso. No, dai, hitmarker. Assistenza con uccisione, va bene comunque, dai. Houston, abbiamo un piccolo problema di fondo. È arrivato il behemoth nemico. Ragazzi, mi spiace, ma io me la do. Il behemoth non lo voglio incontrare io. Sono un cecchino tenero e coccoloso. Io non voglio morire così giovane. Che poi a me sto carro armato qua mi ha sempre fatto inquietudine, perché è davvero grosso. Non sto scherzando, ragazzi, dove sono? Mi sto preoccupando io per loro. Preso. Ok, fatemi conquistare anche a me. Ah, va, che almeno faccio qualche punto, perché qua, a quanto pare, non si fa niente. Oh, c'è gente? Oh, cavolo. Non è chi è, cosa è? Guarda quello, sta camperando il proprio spawn, ma che schifo. Ma dai. Io intanto non è che sono messo tanto bene, eh. Io sarei un attimino nella Kafka. Mamma mia, preso, incredibile. Che palle che sono ste partite, quando la gente decide di camperare per tutta la partita e vinciamo così. Guardalo, bordo mappa. Ciao, arrivederci. Guarda quello, anche lui a bordo mappa. Vedete, stanno camperati tutti qua così. Preso e...
preso, perfetto. Ai, mi sta sparando a tutti i lati. E andiamo a vincere questa partita. Concludiamo questa partita con un 21-4. Come risultato è ottimo, anche se mi fa storcere un po' il naso il fatto che potevo fare molti più punti e giocarmela meglio se i nemici non avessero deciso di camperarsela tutta la partita. Tanto che la partita di prima è durata poco, giochiamoci anche Som, così siamo tutti contenti. Io mi faccio la classica tattica del mi faccio i cazzi miei e vado da quest'albero qua. Ok, uno preso, poi boom, preso, dai. Assistenza come uccisione, ma quanto brutalmente l'avete ucciso, ragazzi. Questo video non è più idoneo del family friendly dopo quell'uccisione. Ah, c'è uno qua che mi sta sparando, maledetto. Vieni qua prima che mi fai arrabbiare, che porca miseria ladra. Ah, ne vedo uno. Ciao. Ok, arrivederci. Quanta gente c'è verso B, mamma mia. Preso. Narca miseria, come t'ho lisciato te. Dai, provo a dare una mano qua su B. Ah, c'è qualcuno là. Preso. Ok, arrivederci Nexus. Io sto provando ad andare qua su e da solo, così da provare a fornire un altro respawn ai miei compagni, sperando che la mia squadra respawni da me. Salve. Come cavolo non hai fatto a prendere quei colpi? Ok, è morto, perfetto. Aspetta, lo lascio io, lo lascio io, toh. Mamma mia, ragazzi, che no scoop io ho fatto a questo. Ma dai, ma posso respawnare davanti a un nemico? Chi li capisce e risponde questo gioco è davvero un genio, guarda. Preso. Ok. No, 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 dai, non posso essere ogni volta sfigato che becco uno che mi ammazza. Preso. Ce n'era un altro? No, cos'è quella roba lì? Non è un omino quello, no, ok, è un pezzo di roccia. C'è qualcuno qua. Dove pensavi di andare, cocaine? Dove pensavi di andare, maledetto? Guardalo lì. Boom. Headshot, invece. Aia. Ok, ucciso. Oddio, quanta gente c'è qua dentro. Dove cavolo sono andato? Guardalo qua, questo. Che schifo che fai. Livello 60. Mamma mia, che schifo. Preso. No, dai. In questa partita davvero sto vedendo i peggiori camper della mia vita. Stanno conquistando qua B. Vediamo di difenderla. LOL, ne ho ucciso uno con la cosa, il bengala di segnalazione. Bello. Dietro, 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 dietro. Preso, arrivederci. Chi si è visto, si è visto. Aiuta, 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 aiuta. Ok, fatto, eliminato. Ah, ce n'è ancora uno qua? Ce la fate a ucciderlo quello o no? La prossima volta vi passo un libretto di istruzioni su come ammazzare le persone dentro un faro lì. Ah, non un faro, un... come si chiama? Un mulino, scusate. No, dai, l'avevo preso. Oh, al volo, questa mi è piaciuta, E si vince anche questa seconda partita, dai, è così. Abbiamo concluso con un 27-9, ottimo risultato a parer mio, anche se lo devo ammettere sono un po' arrugginito col cecchino, perché mi sono rinnamorato della classe assalto con il nuovo Ribelois mirinottico. Detto questo, ragazzi, l'episodio di Sniperando allegramente può finire qua. Spero tanto che vi sia piaciuto, in tal caso invito a lasciare un bel mi piace, un commento, dicendomi voi cosa ne pensate di questo Enfield 1917 silenziatore. Mi raccomando, votate su che titolo vorreste vedere il prossimo episodio di Sniperando allegramente, cliccando il punto informativo in alto a destra del video e rispondendo al sondaggio. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate dalla pagina Facebook, dal canale Telegram che trovate tutto sotto in descrizione. E io, ragazzi, come al solito vi ringrazio di cuore per avermi seguito e noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre by Bad Company Italy!